Amici degli animali, amici dell'Italia di Artù, oggi ci troviamo alla Aigueglia, esattamente alla spiaggia Capomele, un'altra spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe e anche qui possono fare il bagno. Allora, secondo me sei già troppo nero. Sei troppo bronzato, sei troppo bronzato. Fa parte del lavoro, è proprio una cosa che sei così per forza, cioè se lavori sulla spiaggia. Io sono abbastanza mozzarella, anche se io viaggio molto spesso, faccio un po' di spiagge, un po' di strutture, insomma, che accettano i nostri amici a quattro zampe. Allora, ho scoperto che fai anche da bagnino, insomma, sei anche un... Sì, beh, per forza. A parte che bisogna essere bagnino per poter avere una concessione balneare. Quindi, e poi come tu ben sai, cioè alla fine uno non è che può solo comandare, organizzare. Bisogna saper far tutto, sì. Bisogna muoversi. Sì, torniamo perché ci sono anche delle grandi novità. Sì, 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 quest'anno c'è una grande novità, il Baobab. Oltre alla spiaggia che c'è sempre, abbiamo aperto il Baobab. Ed è il primo bar per cani, cioè questo significa che non è che i cani sono ben accetti, ma è esclusivamente per cani. In questo spazio qua che vedete abbiamo organizzato all'ingresso un'accoglienza per i cani che va dai biscotti artigianali alle le pappe preparate da noi fresche tutti i giorni, pollo, carne, verdure, e poi abbiamo un piccolo shop. Quindi noi riusciamo a fare per i nostri amici cani un'accoglienza veramente ottima, nel senso che possono addirittura venire al bar da quest'anno. Per noi è importantissimo la nostra cucina di 8 mesi in vacanza, perché non la lascerei mai a casa. Ed è stato bellissimo trovare questa spiaggia che accetta gli animali ed è molto confortevole, pulita, curata e il personale gentilissimo. Un saluto a tutti gli amici di Italia da Tu, anche da Kira. Quanti ombrelloni ci sono dalla parte dell'area attrezzata per cani? Dell'area attrezzata per cani variano, insomma, ce n'è una cinquantina. Comunque, poi possiamo metterne qualcuno in più, qualcuno in meno, a seconda delle esigenze. Non rimaniamo mai senza, non c'è neanche bisogno di prenotare, perché noi qui abbiamo sempre posto. La doccia Bauce? La doccia Bauce l'abbiamo fatta con i legni che ha portato la mareggiata, quindi ci abbiamo... L'avete già trovata così? Li utilizziamo. Era già così? Era già così. No, posto, adesso c'è, siamo a posto, è vero, via. È vero. Quindi il Baobab è stato approvato, l'anno prossimo sarà ancora... Sarà sicuramente ripetuto. Sarà ripetuto. Se Livio vuole, se la salute ci conserva, se tutto... Magari questo lo tagliamo. No, mi piace. E con questo chiudiamo il servizio augurandoci una buona visione al prossimo servizio. E ragazzi, mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel, mi raccomando, anche la settimana prossima, anche quella dopo e anche quella dopo. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.